Ebbene sì ragazzi, torno a parlare di Ask dopo un sacco di tempo. Ma soprattutto torno con un nuovo video perché in questo periodo sono stato veramente molto inattivo sul canale e mi scuso con voi perché davvero non è che non avessi argomenti di cui parlare, però veramente non avevo proprio voglia. Invece adesso mi è tornata voglia di fare un video e iniziamo subito perché non voglio perdermi in chiacchiere. Ask. Dunque, vi ho già parlato di Ask, di quello che penso. Il problema è che dopo tutto questo tempo, vabbè, sono passati circa 8 mesi, Ask è andato di male in peggio. Gente che si suicida per degli insulti. Allora, vediamo cosa hanno scritto su Ask. Cosa? Sono più brutta di una balenottera spiaggiata su un mare di merda. No, io queste cose veramente non le posso accettare. No, no. Vado a tagliarmi le No, cioè, io voglio morire, no? Come si permettono di insultarmi su Ask? È una cosa troppo cattiva. Che persone di merda. Adesso la faccio finita così vi faccio sentire in colpa. Perché non esce il sangue, cazzo? Perché? Non esce il sangue? Gente che pubblica foto del proprio sedere, oppure addirittura interi profili dedicati a sederi. Lati A, a Questo è lato A, lato persone e alla loro bellezza. Veramente, Ask sta diventando una cosa improponibile. Vedo sempre più gente che dice i cazzi suoi su Ask. Ma io non capisco perché dovete dire tutto, tutto, tutto a persone anonime. Persone di cui non sapete il nome, non sapete neanche se sono maschi o femmine, ma soprattutto non sapete se hanno 30 anni o se ne hanno 10 o anche 16 come me. Tornando a parlare di Ask, vedo sempre più feticisti su quel sito. Allora, chiediamo le foto dei bei piedini a questa ragazza. Sento già l'odore. Ok, lasciamo stare queste scene orripilanti. Ritornando a parlare sempre di una cosa di Ask, perché condividete 14.000 volte al giorno il vostro profilo e vi lamentate se vi fanno certe domande? Ad esempio, immaginatevi una scena così. Allora, dunque, vediamo cosa mi hanno scritto oggi su Ask. Cosa? Hai mai fatto sega agli ornitorinchi? No, adesso ci penso io. Cioè, ci penso io adesso. Brutto schifoso, come ti permetti di farmi queste domande? E poi? È privacy. Io non rispondo a queste cose su Ask, ok? Io non lo so. Ah, dimenticavo, va, condividiamo il mio link di Ask perché voglio un po' di domande, cioè mi sto proprio annoiando. Io mi chiedo quale cazzo di problema mentale avete per rispondere in questo modo. Semplicemente non condividete il vostro cazzo di profilo ogni 2 secondi, se vi arrivano le domande bene, se no affari vostri. Se volete proprio le domande, accettatele almeno. Non che vi lamentate dicendo fatti i cazzi tuoi, non dico queste cose qui su Ask, eccetera, eccetera. Detto questo, l'unico consiglio che vi posso dare è, se volete utilizzare Ask, fatelo pure, ma fatelo nel modo giusto. Senza dire i cazzi vostri alla gente, o senza offendervi se qualcuno vi fa delle domande un po' private. Io non ho Ask, l'ho cancellato mesi e mesi fa e l'ho fatto pure vedere nel mio primo video chiamato Ask, la rovina della società. E detto sinceramente, non me ne frega nulla se voi lo avete e quant'altro. Però non ne posso più veramente di vedere certe cose, certi link condivisi su Facebook. Perché alla fine io su Facebook le vedo le cose, mi appaiono perché vedo la gente che ho tra gli amici o gente magari che per divertimento condivide delle domande. Che magari non sono neanche loro. Quindi, nonostante io non abbia Ask, so com'è la situazione su quel social network. E veramente sta degenerando. Come i fatti successi in Inghilterra, dove delle ragazzine si sono suicidate per degli insulti. Dai, per favore, il massimo che potete fare quando ricevete certi insulti così è di, non di insultare, ma di prendere in giro in modo scherzoso, appunto, le persone che ti insultano. O semplicemente fate come ho fatto io, cancellate il vostro account di Ask. E ormai. Ma tanto, anche su Facebook dite i cazzi vostri a tutti, quindi perché dovete dirlo a persone di cui magari non sapete neanche il nome? Dunque, ragazzi, vorrei dirvi una cosa. Con un nuovo aggiornamento di YouTube hanno creato praticamente questa sezione chiamata Community, in cui si vede la classifica dei top fans, ovvero quelli che mettono più mi piace, che commentano di più i miei video e tutto. E avevo in mente dunque di fare delle specie di concorso con queste cose e di estrarre i primi tre e di fare la loro pubblicità. Questa cosa qui è a parte con il video, non c'entra molto, però volevo dirvelo visto che c'è stato questo nuovo aggiornamento, un po' di merda da parte di YouTube, però ormai è Google che controlla tutto, quindi non ci possiamo fare nulla noi poveri YouTubers.
Dunque io vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di condividerlo se la pensate come me. Da Brian è tutto, ci vediamo con il prossimo video. Disobey, fuck the world, motherfucker!